torna in campo la squadra di Mister Chiesa dopo quasi un mese dall'ultimo incontro con il kick-off. Gazzetta che invece dal punto di vista Covid è stata più fortunata, tra virgolette, avendo disputato tutte e 9 le gare, ma appunto avendo ottenuto solo 3 punti finora. Largo per Nega che la mette giù, è buona per Benvenuto, il tiro di Benvenuto! E il vantaggio del Città di Capena con Serena Benvenuto, primo gol in maglia biancorossa per l'ex Lazio. Troiano per Andreasi, qui riesce ad andare via Bea Martin. Poi bellissimo questo triangolo, la palla in mezzo, Castagnaro rimane lì, due volte Bianca Castagnaro che qui fa un miracolo. Bea Martin intercetta, un 2 contro 1, Bea Martin rientra, l'appoggio per Macchiarella che controlla, la mette in rete, Diletta Macchiarella, appena entrata, trova il gol del 2-0. Lancio lungo di Castagnaro, Fama non si intende con il proprio portiere, Macchiarella! Doppietta di Diletta Macchiarella, 3-0. Furman, attenzione, avanza ancora Furman, dentro Macchiarella! Benvenuta, attenzione Nega, c'è il corridoio perché Macchiarella che può involarsi verso la porta, Macchiarella! Miracolo di Fama, grandissima parata da parte della numero 21. Cioè la numero 29, altro elemento importantissimo che è stato fuori per molto tempo, qui nessuno però a chiudere su Dos Santos. Benvenuta, attenzione Nega, c'è il corridoio perché Macchiarella che può involarsi verso la porta, Macchiarella! Miracolo di Fama, grandissima parata da parte della numero 21. Iturriaga ancora, vola Castagnaro e mette in calcio d'angolo. Bea Martin, Furman, aggredita da Costa, Nega, passa su Zanetti, Nega sul fondo, vicino al 4-0 il Capena ancora una volta. Pereira a rimettere in gioco. Iturriaga, attenzione, la palla in mezzo, Longato! Rientra in partita al Granzette con Alessia Longato, 3 minuti e 17 alla fine. Dalla battuta, dal calcio d'inizio di questo secondo tempo, stavolta affidato al Città di Capena. Granzette che ora prova a stabilizzarsi nel metà campo avversaria, ma sbaglia ancora Iturriaga, secondo errore consecutivo. Pallone buono per Bea Martin che si invola verso la porta, in spaccata fa ma a dire di no. Nega dalla lunetta, pallone all'indietro per Bea Martin che scarica, Castagnaro da fuori, la tocca Maria Laura Furman. Alessia Longato, qua Nega prova a far scorrere, palla non passa, Iturriaga, Castagnaro, Longato, ancora Iturriaga, Pereira, Bea Martin intercetta, cioè la porta è vuota, Benvenuto, attenzione, può calciare, Serena Benvenuto, 4-1 Città di Capena, e l'avevamo detto insomma, è questo il rischio del portiere di movimento. Iturriaga, Troiano, attenzione, punta Bea Martin, la mette dietro e il gol di Andreasi. Accorcia le distanze il Granzette. Ne vedremo delle belle in questi 5 minuti. Pereira, ancora Iturriaga. Sbaglia tutto, Bea Martin da lontano, Bea Martin! 5-2! A segno, anche la numero 8, primo gol in stagione per lei. 2 minuti e 20 alla fine. Iturriaga da lontano, Castagnaro a dire di no, la palla rimane lì. Troiano per Castagnaro con i piedi. C'è il gol anche di Bianca Castagnaro. L'avevamo detto, con i piedi ci sa fare. Gestisce il possesso, non decide di andare subito alla conclusione il Capena. Qui sbaglia Bea Martin però, Troiano col sinistro, pallone dentro. C'è forse fallo di mano. Fallo di mano, calcio di rigore per il Granzette, 52 secondi alla fine. Fischia l'arbitro, parte Troiano e parata Veglia! C'è festa per tutti oggi! Iturriaga, chiude Nega, la porta è vuota, se l'allunga forse troppo, in scivolata, ci arriva Nega! 7-2! 32 secondi alla fine, arriva il gol anche di Nega! Suona la sirena, vince il Capena, 7-2 per le Leprotte che tornano alla vittoria dopo gli ultimi 3 punti guadagnati con le pelletterie. Ancora crisi nera per il Granzette.